I governi hanno molto spazio purché si occupino sistematicamente, non all'ultimo momento, di questi problemi. È bene che si sappia che Di Maio ha mandato via il responsabile dei tavoli di crisi, che si chiama Giampiero Castano, che aveva seguito per anni tutti i tavoli di crisi, una persona di grande esperienza, e l'ha sostituito con un candidato del Movimento 5 Stelle non eletto in Parlamento, con nessuna esperienza, Giorgio Soria, il suo vice capo di gabinetto, che adesso fa lo stesso lavoro, forse con un po' meno di competenza. Quindi c'è Molta anche un modo con cui, arroganza. diciamo, questa politica di questo governo va quando scoppia la crisi, arriva all'ultimo momento, non segue sistematicamamente le crisi, non le Non ha detto una monitori, parola. quindi non le anticipa. E poi capita magari, come in questo caso, io spero che non sia così, che magari per avere l'applauso si appiattisca una promessa dell'azienda senza verificarla. Io spero che appunto ci sia un'azione seria per evitare questa crisi industriale e in Che generale serve cosa una dovrebbe politica fare industriale secondo del lei? governo. Che cosa dovrebbe fare secondo lei? Su Su Whirlpool? questo, su Whirlpool. Ma guardi, se io mi mettessi a dare delle istruzioni sarei un imbroglione, perché bisogna conoscere molto bene il dossier nel dettaglio, bisogna seguire le crisi sistematicamente, non solo all'ultimo momento, bisogna utilizzare tutti gli strumenti, che non sono pochi, di cui un governo dispone, sotto vari strumenti, incentivi per proporre delle soluzioni strutturali, che Ecco, non ma siano delle io a soluzioni questo mi spot di breve riferivo. Quali periodo. sono? Questo è quello che occorre Però la fare. Noi domanda. abbiamo una grande eccellenza manifatturiera, occorre una politica industriale italiana ed europea che salvaguardi la natura manifatturiera del nostro Nessuno trova le continente. soluzioni qui. Questo richiede una strategia complessiva di utilizzo dei vari strumenti di cui disponiamo, Sì, dalla però politica scusi, commerciale alla politica della concorrenza. Gualtieri. Il punto è Sì. proprio questo, quali sono, lo chiedo a Marco Bentivogli, quali sono, perché dice abbiamo vari strumenti, ma quali strumenti ci sono in questi casi così difficili? Un'azienda che dice no, io straccio, delocalizzo, faccio quello che mi pare, un'altra che ci sarà una fusione e allora che succede? Insomma, qual è lo spazio di manovra del Il governo? primo spazio di manovra è occuparsi con Vabbè. serietà di. No, no, vabbè. FCA e Renault stanno discutendo tutti con Macron. Il governo italiano non si sa che posizione abbia, purtroppo neanche l'opposizione, devo dire.